sacro. Le donne rivendicano il diritto di disporre della loro sorte. Chi dice che il posto di una donna nella casa tradisce niente. Le case crollano e il fatto che la donna sia l'angelo della casa non lo può impedire. Manifesto dei gruppi di difesa della donna. Ci sono donne che camminano contro vento da una vita. Ci sono donne che cambiano pelle per amore. Mentre lottano contro il proprio istinto, mentre fanno passeggiare il proprio dolore a piedi nudi, affrontando onde che ad ogni mareggiata sono sempre più minacciose. Ci sono donne che con orgoglio ma con il nodo in gola rinunciano alla felicità. Si apre gli occhi un istante e poi osservare. Mentre disseminano briciole di se stesse lungo il percorso verso quel treno che le porterà via, mentre urlano la loro rabbia contro i vetri tremolanti di una casa diventata prigione, mentre sorridono di disperazione a chi le vorrebbe far tornare alla vita di sempre. Ci sono donne che non si fermano davanti a nulla perché non troveranno mai la fine di quel filo. Sono donne che hanno fatto un nodo per ogni loro lacrima, sperando che arrivi qualcuno a scioglierli. Non fermare qualche volta, niente vale di più. Non far piangere una donna, ogni lacrima è un padre che fa tremerà. La camera aveva solo un grandiletto matrimoniale, con sopra una coperta rossa. L'unica finestra aveva le persiane inchiodate e la luce veniva da una lampadina che pendeva dal soffitto. Per 3 mesi è rimasta sempre accesa e per 3 mesi mi sono coperta solo con la camicetta, l'unica cosa che mi avevano lasciato. I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano. Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell'umanità. Il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l'umanità. Distesa sul divano, con le mani tra le ginocchia, Mariam fissava i mulinelli di neve che turbinavano fuori dalla finestra. Una volta Nana le aveva detto che ogni fiocco di neve era il sospiro di una donna infelice da qualche parte del mondo, che tutti i sospiri si elevavano al cielo, si raccoglievano a formare le nubi e poi si spezzavano in minuti tranquilli, cadendo silenziosamente sulla cenere. A ricordo di come soffrono le donne come noi, aveva detto, di come sopportiamo il silenzio di tutto ciò che ci cade addosso. Può anche avere solo lo stile.
Filippo.